Il McDonald's di Battipaglia era stato aperto durante il corso della pandemia, quindi andava inaugurato. E quale buona occasione per chiamare Valeria Marini. I baci stellari della showgirl hanno conquistato Battipaglia. L'attrice madrina d'eccezione dell'inaugurazione Covid-free del ristorante McDonald's appunto di Battipaglia. Valeria, con i suoi sorrisi smaglianti e il carisma, ha conquistato anche i più piccolini e anche le bimbe che le hanno chiesto i selfie. Lei, femme fatale indiscussa, che incarna nell'immaginario collettivo la diva italiana per eccellenza, si muove con grande naturalezza attraverso la nuova struttura McDonald's del design innovativo post-industriale. Una grande festa per il personale, gli amici e gli appassionati di McDonald's, organizzata dal brand attraverso Luigi Zinchelotto e il suo team, per celebrare la bellezza della vita e lo spalancarsi della stagione estiva. Sentiamo appunto Luigi Zinchelotto e Valeria Marini. La pianificazione dell'apertura era precedente a tutti gli eventi che hanno riguardato tutti noi con il Covid, quindi noi abbiamo aperto ma in sordina, nel rispetto delle distanze varie e dei vari presidi da utilizzare per il Covid. Finalmente abbiamo potuto identificare una data nella quale poterci incontrare tutti con una certa rilassatezza, anche se purtroppo la curva pandemica continua ad avere upside down, sale e scende. Però siamo molto contenti di poter ospitare gli amici, i clienti, le amiche che ci vengono a visitare, a cui restituire il piacere insieme a stare tutti noi questa mattina. McDonald's vicino anche al sociale, quali sono le iniziative? Ah, noi abbiamo già fatto quest'anno la distribuzione di circa 4.400 pasti con le quattro associazioni che normalmente sosteniamo. Quest'anno c'è l'entrée del nostro sacerdote di Battipaglia con la mensa dei meno fortunati, dei più fragili. Abbiamo Filotea a Salerno, abbiamo l'abbraccio, oggi c'è anche Matteo che ci è venuto a trovare, abbiamo qui a Battipaglia appunto la mensa dei fragili, dei poveri, e poi abbiamo Madre Teresa di Calcutta a Potenza. E poi sono delle iniziative previste durante l'anno che riguardano, diciamo, la tutela dell'ambiente, con il discorso di intervenire in forma spontanea ai nostri dipendenti a pulire delle aree che sono magari fatte oggetto di discarica di rifiuti e magari meno attenzione sociale, e quindi cerchiamo di focalizzare con il nostro intervento ripristinando questi luoghi, d'accordo ovviamente con l'amministrazione. Mi tocca di ringraziare giustamente anche l'amministrazione di Battipaglia che ha permesso questo insediamento, lo ha accompagnato con grande attivismo. C'è sempre un'accoglienza fantastica e poi io sono una sostenitrice del McDonald's, quindi questo giusto. Questa volta ti ritroviamo davvero in forma smagliante dopo l'ultima volta a Salerno. Grazie. Qual è il tuo segreto e soprattutto che cosa significa per te Salerno città come luogo? Allora, il mio segreto è quello di amare quello che faccio, guardare l'alimentazione, mangiare anche McDonald's. E Salerno è una città meravigliosa, mi piace tanto, ci torno molto spesso per lavoro e non solo. Abbiamo scoperto anche una Valeria Marini davvero non soltanto attrice showgirl, abbiamo visto anche fornelli qualche volta. Beh dai, ci provo, però insomma mi piace, la cucina mi piace cucinare per gli altri, poco per me perché non c'ho molto tempo. Ma non solo, anche in versione canora però. Eh sì, ieri è stata in diretta, è andata benissimo, ha fatto un ascolto pazzesco. Il pezzo sta andando benissimo, è già 25esimo, quindi cresce. Sì, cresce, ma è un tormentone, sono felice. Ottimo. E quindi baci stellari per tutto McDonald's Battipaglia stavolta? Assolutamente, un mondo di baci stellari.